in ogni cosa, in ogni azione, sentimento, parola e pensiero esiste la parte buccia, esteriore, e la parte scintilla, interiore. Il nostro compito è usare il nostro discernimento. E capire che in ogni cosa, per quanto brutta possa essere, è racchiusa una scintilla di bene e bellezza che aspetta di essere liberata. È meglio rileggerla. Il gatto non ha portato consiglio. In ogni cosa, in ogni azione, sentimento, parole, pensiero esiste la parte buccia esteriore e la parte scintilla interiore. Il nostro compito è usare il nostro discernimento e capire che in ogni cosa, per quanto brutta possa essere, è racchiusa una scintilla di bene e bellezza che aspetta di essere liberata. Yarona Pinas, scrittrice e studiosa di mistica ebraica, è nata a Asmara in Eritrea. La sua famiglia è originaria di Aden, nello Yemen, paese in cui la comunità ebraica è ridotta oggi a poche decine di persone. In Israele si laurea in linguistica e storia dell'arte presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. Nei primi anni 90 si stabilisce in Italia per approfondire gli studi di arte sacra ebraica e nel contempo insegna lingua ebraica all'Orientale di Napoli. In questi anni prende forma il filo conduttore della ricerca e degli studi della Pinas, la riscoperta del significato e del valore del femminile nei testi della tradizione ebraica. A Roma amplia la sua attività tenendo conferenze e corsi di lingua ebraica moderna, arte ebraica, esegesi biblica e mistica ebraica. Il brano era tratto dal volume di Yarona Pinas, Scintille dell'anima, un viaggio spirituale nella Kabbalah, casa editrice La Giuntina, Firenze, 2012. È una raccolta di scintille, di piccoli frequenti bagliori che sono scaturiti dallo studio e dall'esperienza di vita dell'autrice, che si confronta con lo Zohar, il libro dello splendore, considerato il testo base della mistica ebraica. Come introduzione alla mistica ebraica e allo Zohar, in particolare, Scintille dell'anima aspira a essere a sua volta una fonte di sorpresa poetica, in altri termini, di vita. L'interesse di Yarona Pinas per la mistica ebraica non è di erudizione e nemmeno il libro risponde a questo progetto. Non è una introduzione laica al libro dello splendore. In altri casi si trovano libri scritti da cabalisti, ma per ragioni di erudizione e di editoria, come per esempio molti dei libri di Mark Alain Wachnin. Noi, che non siamo eruditi in questa materia, ma che disponiamo di qualche semplice riferimento, annotiamo che la via mistica è uno dei due aspetti più importanti dell'ebraismo. L'altro è quello che fa riferimento a Maimonide, la cui lettura è allegorica e per certi aspetti c'è chi la trova precorrere l'illuminismo. Un approccio razionale che si ferma molto prima nella teoria e nelle opere
rispetto alla Kabbalah e alla Gematria, la tavola delle equivalenze numeriche delle lettere dell'alfabeto con le quali Dio avrebbe costruito il mondo, con le stesse quattro lettere del tetragramma. Certamente l'Occidente culturale dell'ultimo secolo ha prestato più attenzione alla via cabalistica che alla via maimonidea, da Lacan a Agamben. Trattandosi di un viaggio spirituale e non intellettuale, non è con gli strumenti della ricerca scientifica che il libro va letto. Possiamo anche capire che cosa intende Yaron Pinhas con il passaggio dall'ego al sé, senza peraltro addentrarsi nelle obiezioni e all'altra lettura che facciamo di questi termini. Per dire in modo semplice delle enormità, Pinhas ricorre al linguaggio quotidiano che si presterebbe a un'esegesi che peraltro sfida i filosofi se non anche i teologi. Non è quindi in tal senso che leggiamo il libro di Yaron Pinhas. Più che una grammatica sintetica dei principali concetti e riferimenti spirituali della Kabbalah, come recita la quarta di copertina, è un dizionario e un archivio della Kabbalah. Può risultare una grammatica per chi è già in viaggio spirituale, ma non per l'approccio laico, che non vuol dire laicista o ateo, che si trova a confrontarsi con una linguistica differente, come è il caso ciascuna volta. Allora il libro non ha solo scintille dell'anima per i religiosi, ma anche delle scintille intellettuali per ciascun lettore. In seconda istanza c'è l'erudizione, come per esempio capire che, citiamo, il cabalista decifra la realtà studiando i segni lettera numero della Torah. Emergono scintille dal confronto con il testo, accorgendosi di quanto possa accomunare l'itinerario intellettuale a quello spirituale. E non tanto la creazione del cosmo, sulla quale non può che tacere la scienza, che ha per l'appunto ipotesi fantascientifiche, come la teoria delle stringhe o quella del multiverso, quanto l'importanza dell'albero della vita, per esempio, rispetto all'albero della conoscenza del bene e del male, oppure il modo in cui la dissipazione o la vanificazione della rappresentazione dei sintomi non sia lontana dal percorso dell'uomo nella Kabbalah. Citiamo: l'uomo vive in una realtà coperta, vestita, e solo quando la riporta allo stato di nudità e ne scopre l'essenza ha la facoltà di innalzare scintille. Freud addirittura chiamava le nevrosi una realtà in confezione, per rispondere a questa realtà coperta, secondo Yaron Pinhas. Quello che in tutt'altro contesto andrebbe ripreso, ma non è in causa in questo caso il libro di Yaron Pinhas, ma la Kabbalah stessa, è la teoria delle emanazioni, che è la teoria della creazione e che pone la stessa questione della teoria dell'incarnazione in Dio di Gesù. La cosa l'aveva già vista a modo suo Marcione, il cui Vangelo sembra aver ispirato la scrittura degli altri quattro, che poi sono divenuti canonici, teorizzando che il Dio del mondo, il Demiurgo, colui che l'ha creato, è il Dio del male, e quindi il Dio del bene è nascosto e in nulla tange la nostra vita. Questo l'ha capito anche il filosofo Henri Corbin,
nel suo libro Il paradosso del monoteismo, che purtroppo ha usato per disfarsi del cristianesimo a vantaggio dell'islamismo. Detto in altre parole, se Dio interviene nel mondo, non è più Dio, ma l'agente superiore degli umani. Questa è la teologia politica, in cui è Dio a essere fatto a immagine e a somiglianza dell'uomo. L'aspetto più importante per noi è la linguistica di Yaron Pinas e i suoi risultati pragmatici. Leggiamo quanto dice sulla lettera e sulla parola. Se l'ordine della parola, dell'arca, che in ebraico è Tevah, viene sconvolto, l'arca a sua volta viene dissacrata, si cade nell'idolatria. Basta alterare una lettera o togliere un segno per causare un danno e una involuzione. Il tentativo di padroneggiare e controllare la vita è anche quello della nevrosi e della psicosi, ossia l'idolatria negli ultimi due secoli. Ognuno toglie parole intere, frasi, periodi, capitoli, libri, e poi vorrebbe non imbattersi nei contrappassi e nei contraccolpi, anzi li ritiene un destino. Allora, rispetto al positivismo che inonda le scienze umane e la loro credenza nell'ego, l'attenzione a sé portata da Yaron Pinas è una scintilla intellettuale. La Kabbalah è la cucina intellettuale, arte della combinazione e della trasformazione. Ecco perché l'epistemologia, l'ontologia, la filosofia, la fenomenologia non osano mettere le mani in pasta. Leggiamo un ultimo passo da questo piccolo e scintillante libro. Guardiamo spesso l'orologio perché abbiamo un tempo contato in ogni luogo e andiamo sempre di corsa. Di volta in volta diamo un'occhiata al conto in banca, ma abbiamo anche conti in sospeso altrove, con qualcosa o qualcuno. La cosa importante è renderci conto e iniziare a fare la resa dei conti con grazia e gentilezza, soprattutto verso noi stessi. Cancellare il debito significa entrare subito nella sfera del credito, e l'astio si trasforma in compassione e comprensione. Allora, grazie a questo senso di leggerezza, si è finalmente veramente liberi di fare ciò che conta. Per noi, in questo momento, avviene un fatto straordinario. Non si avanza più gradino per gradino, ma si fa un salto.